l'arrivo della stagione invernale non si può far altro che cominciare a pensare ai regali di Natale. In vista del 25 dicembre, secondo l'indagine condotta da Ipsos per Confesercenti, il 57% degli italiani approfitta del Black Friday per acquistare già un regalo di Natale. Il Black Friday è caratterizzato da grandi sconti e offerte imperdibili e, possiamo dirlo, segna di fatto l'inizio della stagione dello shopping natalizio. Noi di Pop Economy abbiamo parlato di questa iniziativa con piccoli commercianti e proprietari di botteghe. Anche loro hanno scelto di scontare i loro prodotti, ma soprattutto il Black Friday attira più clienti. Abbiamo fatto dei bei sconti, abbiamo visto un po' più di persone rispetto al solito, ma non quello che ci si aspettava. Quindi il Black Friday non è andato come doveva andare, un po' di più rispetto ai giorni normali, ma ahimè non il Black Friday a cui siamo abituati. La nostra politica, niente sconti da sempre, quindi non siamo legati al Black Friday o ai vari eventi, quindi non ci aspettavamo grandi colpi di scena. Però devo dire che rispetto all'anno scorso, era una situazione di pandemia, zona rossa, eccetera, non è andata neanche male, quindi tutto sommato non ce la mettiamo in barba agli sconti che noi non facciamo. Sì, sì, c'era poco afflusso, comunque gli sconti ci sono stati, 10-20% l'abbiamo fatto ai clienti. Solitamente non aderiamo a questo tipo di iniziative o scontistiche perché come tipo di negozio abbiamo i prezzi al minimo possibile, quindi è come se fossero sempre scontati. Siamo in un piccolo negozio che sicuramente non fa parte della grossa distribuzione, quindi non possiamo scontare ulteriormente la merce. C'è più gente sicuramente con la voglia di comprare durante questi giorni. Affluenza pochissima. Ma noi già per concetto nostro non lo facciamo. Non aderiamo a fare sto Black Friday, come si dice lui, perché non abbiamo mai aderito a questo. Noi sconti ai nostri clienti, comunque se ce lo chiedono noi qualcosa facciamo sempre. Anche quest'anno, dicembre, si confermerà il mese più importante dell'anno in termini di acquisti? L'attuale clima di incertezza dovuto alla guerra russo-ucraina e al conseguente rincaro generalizzato dei prezzi porta alcuni piccoli commercianti a non avere grandi speranze. C'è anche chi, però, crede che questo Natale possa essere migliore dei precedenti. Speranze altissime, purtroppo però i dati non ci supportano così tanto, per cui aspettative forse un po' basse. Il trend è un po' in calo rispetto agli altri anni, lo vediamo, lo notiamo giorno per giorno. Penso che 2022 siamo tornati quasi ai livelli del 2020, quindi in piena pandemia. 2021 è andato un po' meglio, la gente aveva voglia di spendere e si è sentita la ripresa. Quest'anno di nuovo siamo ricaduti e siamo tornati indietro. Noi siamo un piccolo negozio di vicinato, siamo qui da 17 anni e resistiamo, resisteremo perché abbiamo tanta voglia e tanto entusiasmo. Ci piace il nostro lavoro. Gli ultimi anni sono tutti molto diversi l'uno dall'altro. L'anno scorso appunto c'è stata la questione del Covid, quest'anno la guerra e quindi tutti i rialzi dei prezzi. L'anno scorso secondo me andava molto meglio sotto il punto di vista delle vendite perché la gente era obbligata a stare in casa e quindi appena usciva aveva modo e voglia di spendere tanti soldi e la merce soprattutto non costava tanto quanto adesso. Quest'anno invece siamo tutti liberi di uscire, però non abbiamo più il potere d'acquisto dell'anno scorso e i prezzi sono molto più alti, alcune cose sono raddoppiate, gli alberelli, le palline, la disponibilità economica è inferiore, insomma. Spero un buon Natale, come sempre. Diciamo, il discorso pandemico dovrebbe essere superato. Può essere un discorso finanziario, magari se un cliente sarà un po' più tirato del solito, ma secondo me non sarà un brutto Natale. Per il momento non ci possiamo lamentare, non ci strappiamo i capelli. Io spero che per questo Natale siano meglio degli altri anni, nonostante tutto appunto queste guerre e i materiali che non arrivano. Perché tanta roba non arriva. Secondo me non sarà migliore degli altri, perché la gente ha pochi soldi comunque da spendere, a parte tutte le spese aumentate di casa, cioè proprio chi può permettersi il regalino lo fa, ma in realtà c'è poca gente che ha la possibilità di fare regali. Il
periodo natalizio, si sa, attira clienti all'interno dei negozi alla ricerca di regali. Quali sono le previsioni dei piccoli commercianti in merito ai guadagni di quest'anno? È ovvio che gli incassi di Natale sono quelli che coprono buona parte dell'anno, perché Natale è fondamentale, specialmente per i giochi, eccetera. Adesso ci sarà un tantino magari di tendenza al risparmio, quindi ovviamente non ci aspettiamo colpi di scena, l'essenziale è galleggiare, stare nelle spese. Chiaro che un buon Natale ci farebbe piacere. Quest'anno hanno tolto anche la capienza obbligatoria, perché l'anno scorso era anche un discorso di far entrare poche persone alla volta, quindi quello ci penalizzava non poco. Io mi aspetto un Natale, diciamo, discreto, ecco, non esplosivo, ma ci sono quelli che veramente fanno uno scontrino alto, c'è quello che mi entra per un dado da 75 centesimi, anche quello è un cliente. Magari c'è un qualcosina in più, qualche percentuale in più, ma non da dire abbiamo fatto il pienone, questo no. Anche perché anche negli altri anni sì, si è lavorato, non da dire abbiamo fatto sto grande lavoro, si è lavorato un po' di più, sì, però è da quando c'è stata la pandemia si è lavorato molto meno. Io ho 38 anni che sono qui, perciò ho visto parecchi cambiamenti, diciamo, non sta migliorando e anzi peggiora di anno in anno, diciamo, perché anche perché poi ci obbligano a fare tante cose e noi invece di incrementare dobbiamo fare queste uscite in più, queste spese in più, insomma è tutto un pagare e basta, alla fine tiri fuori le spese e stop. Sui minori guadagni, innegabilmente, influiscono gli acquisti effettuati online dai consumatori. La concorrenza è forte, ma l'esperienza d'acquisto all'interno di un negozio non è facilmente sostituibile dall'online. Io non sono così convinta che l'online ci danneggi poi così tanto. Noi siamo un negozio piccolino, familiare, di vicinato, lavoriamo prevalentemente con i clienti della zona ed è chiaro che non possiamo avere tutti i prodotti, per cui sull'online le persone comprano, ma quando poi cercano il consiglio, il contatto, il sorriso, ma anche toccare il prodotto, provarlo, e comunque quando cercano un servizio, ecco, noi diamo un servizio importante e non tutti comprano online, molti chiedono e cercano ancora questo servizio. Io sono fortemente spaventato dalla concorrenza dell'e-commerce. Non è neanche tanto il discorso dei prezzi, perché io guardo molto i prezzi su Amazon, ad esempio, che è il più famoso, e per fare dei paragoni e spesso molte cose costano più su Amazon che appunto sui negozi. Il punto dell'e-commerce, cioè il fatto che è una moda, una cosa nuova, un nuovo modo di fare che esiste da pochi anni a questa parte rispetto alle botteghe, e che quindi, cioè, insomma, si sta un po' tutti cavalcando quest'onda qui, cioè non è per il vantaggio sui prezzi, secondo me, almeno per quanto riguarda questo tipo di negozi e il tipo di merce che vendiamo. Chi viene nei negozi come questo sono persone che hanno voglia di farsi il giretto, chiacchierare e riscoprire un po' quelle cose che esistono sempre meno andando avanti, insomma, e quindi speriamo che tutti tornino nelle botteghe. Questo è un negozio storico, era nato già negli anni 70, voglio dire, abbiamo una clientela che ci ricorda, quindi che torna, e poi gente che cerca magari cose un po' particolari che non trova altrove, quindi nel nostro piccolo campiamo e resistiamo comunque. Tanti ordinano anche online, adesso la gente vuole la comodità, vuole tutto sul tavolo. Purtroppo. Noi adesso ci stiamo organizzando, per il momento siamo solo su Facebook. Adesso vogliamo vedere se riusciamo a fare un qualcosina in più. E ora la parola ai ragazzi della generazione Z. Quest'anno acquisteranno doni per Natale e soprattutto qual è il loro budget? Il budget varia di anno in anno e da persona a persona. Diciamo, per gli amici più stretti, budget un pochino più elevato se riesco, ma elevato si intende sulle 20 euro. Però diciamo che punto più sui biglietti. Ecco, la mia strategia è simbolismo. Farò sicuramente regali per Natale, abbigliamento, ma anche prodotti elettronici o anche esperienze.
ci penserò più tardi, come sempre faccio gli regali dell'ultimo. Più o meno il budget a regalo non supererà i 250 euro. Penso a farne 5 persone. So già che arriverò al 24 di dicembre a dover correre a fare i regali. Per quanto riguarda il budget non saprei, perché proprio perché li faccio all'ultimo i soldi che vanno via vanno via. Sono una che procrastina e quindi poi me le dimentico totalmente. Il mio budget è tendenzialmente il pensiero, in maniera un po' più filosofica, diciamo. Per me l'importante è l'amore che si trasmette con un regalo, quindi non è tanto la cifra quanto piuttosto l'amore verso quella persona. Per cui orientativamente sarà un 20 euro. Preferisco magari fare un pensiero anche a mano, che quindi abbia un significato simbolico. Faccio i regali per i miei genitori e sto su un budget tra i 30 e i 50 euro. Invece per la mia ragazza ho speso 80. 85 euro. Le ho regalato un corso di cucina di un giorno a fare insieme, dove facciamo del sushi. Solitamente, essendo il budget abbastanza ridotto, non è che riesco proprio a fare tutto quello che vorrei, quindi mi limito a regalare qualcosa di simbolico alle persone più vicine e basta. Sono un tipo da regali, però mi riduco sempre all'ultimo momento, quindi attorno all'ultima settimana prima di Natale, ecco. Budget medio, direi, quindi dipende chiaramente anche dalla persona. Un po' tutto, sia abbigliamento, sia prodotti elettronici, prettamente online, poco, ecco, fisico in negozio. Circa centinaio di euro, dai, più o meno. Tutti, no, non una persona. Siamo su quel budget lì, faccio la mia famiglia. Ho 50 centesimi, è già qualcosa, già un regalo fatto.